Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile di Noi con Salvini per l'Abruzzo, ha incontrato ieri sera a Picciano gli imprenditori del settore agricolo e gli allevatori della regione per affrontare il tema dei gravi problemi arrecati dal maltempo del mese di gennaio. La visita del parlamentare è cominciata nel pomeriggio con la donazione di 145 quintali di fieno agli allevatori grazie a una raccolta fondi organizzata dallo stesso parlamentare in Valtellina. Ho potuto constatare dei drammi che stanno vivendo soprattutto le imprese dell'agricoltura e del comparto zootecnico, e ho risposto all'invito che è pervenuto da loro di partecipare a questa serata, innanzitutto per spiegare che cosa il governo ha in cantiere per loro, e effettivamente pochissimo, perché nel terzo decreto terremoto, quello che è stato varato il 3 di febbraio, purtroppo dimentica i tanti comuni del Teramano ma anche della provincia di Pescara che non erano ricompresi nei comuni, nei 131 comuni dei due crateri del terremoto di agosto e di ottobre, e questo è un problema enorme, e qui il governo deve intervenire. L'ho detto anche ieri in Parlamento, intervenendo su un provvedimento, il decreto mille proroghe. Durante la conversione del terzo decreto terremoto il governo deve assolutamente dare risposta a queste comunità, a partire dal settore agricolo e zootecnico. L'evento, organizzato dal portavoce dell'Associazione Allevatori, Gabriele Colasante, che si dice disposto anche a manifestare a Roma in caso di mancata risposta da parte del governo. E non vediamo aiuti che arrivano, non vediamo un governo che si muove, e quindi cerchiamo di dare voce ai nostri allevamenti, alle nostre disgrazie, e cerchiamo di ottenere qualcosa da questo governo. Se non ci saranno degli accordi o non ci saranno delle risposte positive, allargherò la cosa, e quindi siamo disposti sì ad andare a Roma, ma non solo come abruzzesi, credo anche come tutti gli allevatori italiani.